Alle decine di aree verdi del territorio di Perugia già date in gestione alle associazioni cittadine grazie al progetto comunale Futuro nel Verde, si aggiunge ora il Parco della Pescaia. È stato infatti siglato alla Sala della Vaccara un accordo con l'Associazione per i diritti degli anziani, la quale si è così impegnata in maniera volontaria e in collaborazione con altre associazioni locali a curare, valorizzare e far rivivere il parco in questione. Crediamo molto in questa sinergia tra l'istituzione comunale, la nostra associazione per i diritti degli anziani, altre associazioni che con noi hanno condiviso il progetto e soprattutto con i cittadini residenti, perché sono loro, insieme con loro, che noi dobbiamo riappropriarci e vivere dei grandi spazi del parco. Il rapporto col Comune di Perugia vuole essere un rapporto costruttivo con il quale alimentare la partecipazione e la vita del Parco della Pescaia. I parchi vivono se sono vissuti dai cittadini e il rapporto con l'associazione è fondamentale. Il Parco della Pescaia, realizzato negli anni 70 nell'area di Fontivegge, custodisce appunto le antichissime fonti di veggio che raccoglievano le acque delle sorgenti vicine. Nel parco vi sono anche un teatro all'aperto e una casa colonica che, nelle intenzioni delle associazioni, dovrebbe divenire una vera e propria casa del parco a disposizione dei cittadini, dotata di servizi pubblici, punto informatico, bar e ristorante. Quest'ultima è però solo una delle tante idee contenute nel progetto La Pescaia, i colori della stagione. Abbiamo fatto alcune iniziative con le scuole perché credo che sia importante il dialogo, la collaborazione tra i giovani e le persone anziane che hanno più esperienza. Abbiamo previsto dei percorsi per l'attività motoria, dei percorsi per il benessere, abbiamo previsto la collaborazione con l'università anche per quanto concerne la conoscenza del parco, le piante che sono presenti nel parco, la risistemazione del parco, ma soprattutto per quanto riguarda le attività sociali e culturali che sono indispensabili. La cura e la custodia del Parco della Pescaia, quel minimo di disponibilità a controllare i rifiuti, controllare lo stato di manutenzione del parco, segnalare al comune quello che non va, segnalare alle forze dell'ordine, soggetti preposti alla tutela anche della sicurezza, se ci sono criticità o altro.